cazzo, è vero, non c'è la batteria qua. 27.470 chilometri. 27.470 chilometri. Pistone è ancora originale, cioè almeno credo, perché io quando l'ho comprata non me l'ha detto che l'ha cambiato. E mi sa che è ora di cambiarlo, eh. Adesso la situazione è questa. Devo decidere se tirare giù il blocco e vedere anche come è messo più comodamente sul banco. Non guardate, quello fa schifo, è pieno di merda, metterò a posto prima o poi. Oppure, le carene le ho già tolte, non so se l'avete notato. Oppure provo a smontare così com'è. Ma mi sembra proprio un'impedenza provarci, perché si potrebbe spostare la vaschetta del radiatore, togliere la batteria, vabbè, ovviamente tirare giù il liquido. Però io, per non saperne leggere né scrivere, inizio a smontare il filtro e il carburatore, che tanto sicuramente sono da togliere. Non è che ce ne non ce n'è abbastanza. Supporto e chiave del 13 e perno supporto. E questo è il signor coso. Stacca il tubo. Ma perché ogni cosa cade qua dentro? Non lo so. Adesso dovevo trovare la vite lì. Beh, a questo punto farei un riassuntino. Praticamente abbiamo prima di tutto tolto il traversino, che è questo qua dentro lì. Ho spostato la vaschetta, tolta anche la batteria e il portabatterie, che sono qui. E ora diciamo che abbiamo già abbastanza spazio. Si fa così e si riesce a fare un po' di roba. E iniziamo finalmente a smontare il copritesta. Comunque lì smontarlo è abbastanza semplice, il problema è poi rimontarlo con la dinamometrica, che attualmente non ho, quindi dovrò ordinare. A me preoccupano queste viti qua sotto. Bene, dato che ho perso il cavalletto della fotocamera, lo faccio con una mano, perché... E beh, le guarnizioni mettiamo nuove, eh? Sì. Non è neanche la testa vera quella lì. Che... Madonna, che schifo. Sì, ma tutto schifo qua, è troppo. Acqua di antigelo qua, mi sa che ciao. Mai visto l'antigelo qua. E cos'è? Acqua? Sì. Mamma mia, che merda. Infatti mi sembrava. Qui antigelo, questo è il termostato che ti dicevo io, vediamo se funziona. Che schifo. Perché gli ha messo l'acqua? Ma ce la fanno? Non si capisce più neanche se è un bullone quella roba. Bullone per la buttare. Non c'è il pistone. No, non c'è il pistone. Si vede un cazzo. Quindi questo era messo in giù? Sì. Bene, così mi ricordo. Però se giriamo la ruota, che pistone viene su? 6, 2, 4, 0, 5. 9, 6, 24, 0, 5, poi. Boh, vabbè, chi se ne frega. Cina. Dati il cilindro, dove li metto? Vado, deciso. Nuovo, neanche niente c'è sto pistone. Bello. Bene, copre subito immediatamente, che se cade qualcosa bestemmi fino all'anno prossimo. No, sì. No, voglio, sono curioso di sapere adesso la scampanatura anteriore. Oh, finalmente ecco qua il nostro bellissimo cilindro. Porco. Che poi è veramente messo abbastanza bene. Cioè, ragazzi, per 30.000 km che ha questo cilindro è veramente nuovo, cazzo. La moto è lì, bella coperta. Ci tenevo a far notare che ho mandato a pulire il cilindro, adesso sembra praticamente nuovo. E vi ricordate che la Rave era completamente incastrata? Beh, ho mandato anche quella a pulire. Sembra nuova. E ho fatto lo stesso per la testa, solo che la testa comunque. L'interno sì, ma fuori è rimasto un po' una schifezza, ma l'importante è che è giusto. All'interno sia appunto cilindrico in modo giusto, non lo so neanche. Ah, poi mi sono scordato di dire che ho preso anche i tubi nuovi per il miscelatore, che quelli erano tutti da buttare. Ne ho preso un pop, vediamo, questo qua è un R, ma compro tutto nuovo, guarnizioni nuove, tutto nuovo. Più le guarnizioni e tutto, vado a spendere sui 100 e qualcosa, 110, 120.
Ah, e un'altra cosa, il cilindro bisogna lapparlo. Dunque, non è, cioè adesso non monterò questo. Adesso l'ho mandato solo a pulire, nel senso via dalle incrostazioni e dal grasso che c'era. Ora lo devo mandare a lappare, che con una ventina barra trentina di euro dovrei riuscire a fare per lucidare, anche se mi sembra anche messo bene, però lo lucido lo stesso. Per lucidare appunto l'interno. Il pistone è lì e io devo riuscire ad entrare dentro. Alla dove si trovano i seager per toglierli è un po' difficile in questa posizione, ma ce l'ho fatta. Ho tolto il seager finalmente. Ora un altro problema è spingere lo spinotto perché è abbastanza difficile. Ragazzi, dovete vedere la luce che c'è. Perché sono passate non so quanto tempo, ma tanto ve lo dico io. Però abbiamo qualcosina di molto interessante qua. Ah! Ho usato un bel po' di martello, però ho messo un qualcosa qui per non far piegare la biella perché sennò poi sono cazzi. E poi ho sbattuto da questa parte. Dopo un bel po', perché avevo paura, mi cagavo addosso di rompere qualcosa, ce l'ho fatta finalmente. Ci siamo. Mi sono appena accorto che questo arriva a 50 e non a 55. Bene, devo prendere un altro. Cazzo, ho spaccato tutto. Porca troia. Sono in casa, purtroppo non sono abituato a fare video in casa. Perché come notate la luce qua non esiste, l'ho dovuto fare un sistema. Questo è il signor pistone, appena arrivato, aperto immediatamente. E io non vedo l'ora di montarlo su quel bellissimo pistone perché il fantomatico pistone. Ho preso un 53,98 come originale perché, boh, almeno si crea la stessa tolleranza che c'era prima. Con la lapatura si toglie poco, non è grippato, quindi boh, ho pensato di prenderlo uguale. Come cosa vorrei iniziare a montare uno spinotto, magari le fasce elastiche, così ce l'ho già pronto, magari senza romperlo. Se notate, in molto piccolo c'è una T sulla fascia, no? Quella T vuol dire top, e quindi bisogna metterle con la T verso l'alto. Ok. Non farmi girare i coglioni. Okay. Dopo un bel teletrasporto giù in officina, il pistone nuovo e il cilindro lapidato, lappato come si dice. Infatti dentro adesso abbiamo queste specie di righette, no? Quanto cazzo pesa? E servono appunto per qualcosa collegato al passaggio dell'olio, no? Quindi cambiamo già la guarnizione di base del cilindro. Che non ne abbiamo una, nel caso non lo so se vuole modificare lo squish, quindi dobbiamo andare a togliere quella originale, misurarla e vedere qual è e mettere quella. Che adesso, cosa molto complicata, togliere la guarnizione senza farla esplodere e saltare in mille pezzi. Mo' vado a misurarla con il calibro 0,2. In questo caso quello digitale farebbe comodo, però sì, sembra 0,2 quello più allineato, 0,1 non è allineato perfettamente. Ok, nella scatola infatti ho trovato tre diverse guarnizioni, ma questa è quella da 02, quindi va montata questa con il motore originale ovviamente. Se invece ci sono delle modifiche, bisogna cambiare lo squish, allora Dio l'ho rotta. Dio beh, crepata, porco. C'è una crepa, Dio. Lubrifichiamo un pochino tutto. Cioè, guardate In che modo lo spinotto entra dentro al pistone, cioè ha un pistone a sé, figata. scende da solo. Dentro lo strato. Ah.
Max. Cos'è che ci va? Dado. Vedi che fa cagare. Bella schifezza. Ogni volta che lo contrasto qui devo incazzarmi. Si apre a pezzi, si apre in due. Questo andava sotto la donna. Cazzo. Ma porca. Cazzo andava sotto. Bene, ora c'è solo la metà. Iniziamo. A parte che si sta aprendo qui, Ale, guarda. Ma con... stai fermo. Questa è la più bella. Oh. Vedi che si è aperto lì? Ma qua si apre perché Dio fa tutto. Abbiamo finito, però si sta scaricando la videocamera, è pronta finalmente, tutte le carene su, come nuova. Hola. Perfetto.